Allora, Patrizia, la prima domanda che ti faccio mi tocca un po' sul personale, perché la domanda è questa, no? Tutto quello che riguarda le materie STEM, di cui tu sai molto più che qualcosa, quindi scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, offrono un sacco di opportunità, sia di carattere lavorativo per chi poi ci può lavorare dentro, sia per cambiare un po' le cose, visto che il mondo, insomma, sta andando in una direzione che a volte fa un po' paura. Solo che noi donne, come gruppo, spesso cresciamo convinte di non essere portate per questo tipo di materie. Io perlomeno sono cresciuta convinta di non esserlo e ho avuto una serie di conferme da parte dei miei insegnanti e delle mie insegnanti, peraltro, sul fatto che forse era meglio mi dedicassi ad altro. E per me è tuttora un grande mistero capire cosa sarebbe successo se a quel tempo avessi deciso che no, che io ero portata per queste materie e volendo mi ci sarei cimentata, invece non ci ho nemmeno provato. Ti chiedo allora come possiamo recuperare come donne questa sicurezza nel fatto che se ci sentiamo attratte verso queste materie, i requisiti per farcela ce li abbiamo davvero. La cosa più importante che ciascuno di noi deve avere chiaramente in testa è che non esiste un cervello maschile e un cervello femminile. I cervelli sono tutti uguali. Davanti a uno scan di un cervello, nessun espertissimo può riconoscere se è un cervello di un maschio o un cervello di una femmina. Quindi tutti abbiamo potenzialmente le stesse capacità. Ovviamente possiamo avere delle inclinazioni diverse, ma non è assolutamente accettabile che né un genitore né un professore, siano eschi, maschi o femmine, dicano a un'alunna o un alunno che è inutile che si sforzi per raggiungere certi risultati perché tanto non ci riuscirà mai. Ecco, non è assolutamente accettabile, è una questione di principio e ovviamente questo fa parte dei terribili stereotipi della nostra società. I maschietti sono adatti a fare i medici, gli ingegneri, i piloti di aereo, qualsiasi cosa interessante, e invece le femmine devono dedicarsi a appunto mestieri creativi oppure sociali, fare il medico, l'infermiera, cioè tutte le cose che richiedono forse più empatia. Devo dire che la settimana scorsa sono stata in California e sono stata particolarmente soddisfatta che il comandante del volo che mi ha portato a San Francisco fosse una signora che tranquillamente si è presentata: sono il vostro comandante, ho qui vicino a me il primo ufficiale, eccetera, assolutamente normale. Questa signora chiaramente ha fatto tutte le scuole di volo che hanno fatto i maschietti e si è dimostrata tanto brava quanto loro. Quindi le ragazze devono essere prima di tutto coscienti che loro possono, noi possiamo, come diceva un vecchio slogan, noi valiamo. Ecco, non esiste nulla che una donna non possa fare. Ecco, hai parlato di empatia, che effettivamente, volenti o nolenti, è un po' una caratteristica che le donne sembrano avere più degli uomini. Anche qui probabilmente è uno stereotipo, però insomma questa idea del senso materno, a prescindere che uno abbia figli o no, è considerato caratteristica tipicamente maschile. Ecco, ti chiedo, caratteristiche come questa, come l'empatia, il desiderio di rapportarsi all'altro, no? Possono essere delle qualità che si rivelano più che vincenti in questo mondo STEM un pochino dominato dagli stereotipi? Assolutamente sì, perché specialmente nelle collaborazioni, quando si ha a che fare con persone di tutte le nazioni, che quindi vengono da culture diverse,
avere un atteggiamento empatico, cioè essere curiose ma anche attente a quelle che potrebbero essere delle diverse priorità che le persone hanno a seguito della loro diversa cultura, effettivamente favorisce una buona atmosfera all'interno della collaborazione e quindi fa nascere degli ottimi ambienti di lavoro. Beh, nel mio caso ha fatto nascere anche molte proprio amicizie personali, perché così chiacchierando si è passato dalle stelle di neutroni ai figli, agli hobby, a tutte le componenti che fanno parte della vita di una persona, sia il lavoro sia la sfera personale. E a proposito di ambiente di lavoro, una cosa è credere e sapere, più che credere, sapere di potercela fare. Altra cosa, e magari avercela anche fatta, altra cosa poi è gestire quelle che sono le reazioni che arrivano dall'esterno, quindi da altri fuori di noi. Per chi lavora, per le donne che lavorano in un contesto tipicamente maschile, l'esperienza piuttosto comune è quella di sentirsi continuamente sminuite in forma diretta, indiretta, verbale, non verbale. È quasi qualcosa che viene naturale, è veramente difficile riconoscere l'autorevolezza di una donna all'interno di un contesto, mi vengono in mente, aziendale, corporate, ma in generale. Come può fare quindi una donna a smettere di perdere tempo cercando di farsi valere e riconoscere o reclamare oggettivamente quello che è il suo valore, quindi guadagnandosi anche un rispetto che va oltre lo stereotipo? La parola fondamentale è autorevolezza, come hai detto tu, nel senso che le qualità fondamentali di una persona che vuole riuscire, sia esca maschio o femmina, sono secondo me due: la determinazione, cioè essere sicure di quello che vuoi, e l'autorevolezza, avere acquisito conoscenze nel campo nel quale tu vuoi operare. Una volta che tu hai queste due qualità, e queste due qualità ti danno la sicurezza che quello che tu fai è corretto, cioè le decisioni che tu prendi sono quelle migliori visto il contesto nel quale ti muovi, in generale questo viene riconosciuto. Ovviamente forse non immediatamente, ma con il tempo tu vieni in qualche modo incasellata come una persona della quale ci si può fidare, se ti chiedono un parere tu dai un parere informato. Io non ho mai paura di rispondere: guarda che io questo argomento non lo conosco, non mi invento tuttologa per il piacere di farlo. Io do opinioni quando penso di avere qualche cosa da dire. E a proposito di, possiamo riassumere quello che hai detto in preparazione, che credo sia qualcosa che a volte è un po' sottovalutato, nel senso che con l'esperienza magari la preparazione viene meno. Questa non era una domanda che volevo farti, ma mi è venuta in mente in questo momento. Tu smetti mai di prepararti, di aggiornarti, anche dopo tutti questi anni di grossissima esperienza sul campo e non? Ma ovviamente io continuo a leggere, continuo a studiare, continuo a scoprire di non sapere un sacco di cose. E quindi la buona parte del mio tempo disponibile è sempre dedicato alla lettura dei nuovi risultati, delle nuove interpretazioni, spesso critiche di tutto quello che si credeva andasse bene, che si scopre che invece traballa. Assolutamente
continuare a seguire, sai, la scienza è in una evoluzione continua e a volte frenetica, ti garantisco che a volte si fa fatica a stare dietro anche solo a un argomento di, scientifico, quindi la preparazione è fondamentale e il continuare a studiare è altrettanto importante. Per quanto riguarda invece errori, che intesi in senso molto ampio, ad esempio ti è mai resa conto di aver sostenuto la teoria sbagliata o la ricerca sbagliata, oppure se ti sei mai resa conto che la ricerca che avevi sostenuto, che avevi studiato, all'improvviso è obsoleta, perché mi dici, no, che è in continua evoluzione. Come superi un po' quella sensazione di scoraggiamento per aver quasi avuto la sensazione di perdere tempo? Se c'è questa sensazione. Questo qui fa parte del lavoro di un ricercatore e di uno scienziato. Si tentano delle strade, mica tutte funzionano, e quindi è assolutamente vero che a volte uno si convince che le cose debbano andare in un certo modo, poi fa un test e scopre che no, vanno in un modo assolutamente diverso, quindi vuol dire che i presupposti erano sbagliati, quindi vuol dire che bisogna ricominciare a riconsiderare tutto, ma ancora una volta è così che va avanti la scienza, con sempre uno spirito molto critico e molto aperto. Ci vuole veramente molta umiltà, bisogna accettare il fatto che gli sbagli sono sempre dietro l'angolo. Forse mi verrebbe da dire, anche questa è un po' considerata in termini stereotipati una caratteristica tipicamente femminile, il fatto di quasi a volte un'umiltà un po' forzata in molte di noi, il fatto di non riconoscere mai il nostro valore, i nostri successi, quindi forse ci viene anche un po' più semplice accettare gli errori, secondo te? Sai, se uno non accetta gli errori non va mai avanti, perché gli errori li fanno tutti, non li fanno mica solo le femminucce, li fanno anche i maschietti, cioè quando uno non accetta il fatto di essersi sbagliato, si condanna a non progredire, e quindi è proprio un atteggiamento di apertura mentale. Bisogna assolutamente, voglio dire, ci sono stati premi Nobel vinti perché si cercava qualcosa e si è trovato qualcos'altro. E allora, quando si è trovato una cosa così diversa dalle aspettative, è stato necessario rivedere completamente il paradigma. E quindi devo dire che tutti gli scienziati sono abbastanza, devono essere pronti ad accettare il fatto che quello che si aspettavano non è giusto, e perché magari dalla cosa diversa nasce la grande scoperta. E questo è molto bello, perché mi viene in mente quanto importante poi possa essere applicare questo atteggiamento alla vita quotidiana. Quante volte intraprendiamo una strada dopo aver superato, no, la paura di dire ok, ci proviamo, non si rivela quello che avevamo pensato, però scopriamo qualcosa nel percorso, c'è sempre qualcosa che possiamo scoprire, no? La chiave sta un po' nell'essere aperti al fatto che c'è quel qualcosa, invece di focalizzarci sul fatto che abbiamo sbagliato tutto, che la strada era quella sbagliata, che vorremmo tornare indietro, cosa che non si può fare perché non si può cambiare il passato. L'elasticità mentale è una delle grandi doti del genere umano. Tutto sommato, Homo sapiens ha conquistato il mondo e ha conquistato lo spazio proprio perché ha una mente che è straordinariamente elastica. A proposito di elasticità, abbiamo parlato di determinazione, autorevolezza, preparazione.
metto tutto in bagaglio, divento la capa, chiamiamomi così, o comunque insomma qualcuno che deve gestire un gruppo. Questo gruppo si compone di uomini e donne. Gli uomini non mi prendono sul serio, le donne mi invidiano. Cosa faccio per lasciarmi scivolare addosso questa cosa e creare comunque un team, una sensazione di squadra, un fare squadra? Bisogna prima di tutto sapere ascoltare, dimostrare di sapere ascoltare tutti, sapere ascoltare i problemi di tutti dimostrare a tutti che si è in grado di dare qualche tipo di supporto, che può essere semplicemente un consiglio, può essere un aiuto, può essere un indirizzamento, fai così piuttosto che cosa, vedrai che migliorerai, eccetera. Tutto ciò ovviamente è basato sul fatto di dover dimostrare sempre la propria autorevolezza, senza però diventare autoritario. Io dico sempre ai miei più giovani colleghi: tu non devi dimostrare niente a nessuno, prima di tutto tu lo devi dimostrare a te stesso. Quindi quando io interagisco col resto del mondo, io non voglio dimostrare al resto del mondo quanto sono brava, ma quanto io ho voglia di lavorare con loro per arrivare a un risultato comune. E quindi questo può aiutare anche qualora qualche mio collega non mi prendesse sul serio? Non si è mai presentata l'opportunità, perché a quel punto io morto. Ok, quindi mordere fa parte delle azioni consigliate, se necessario. Assolutamente sì, se necessario sì, ma voglio dire, è stato necessario molte poche volte nella mia vita. Ok, quindi per mordere intendi essere molto dirette sul rispetto reciproco necessario, giusto? Sì, dicendogli o dicendole che appunto noi siamo qui tutti per lavorare insieme, non per dimostrare chi è il più bravo, e se c'è bisogno di dimostrare chi è il più bravo, io non sono mai dietro a nessuno. Bellissimo, questa dovrei forse tatuarla da qualche parte, scriverla da qualche parte, perché poi magari serve una volta nella vita, ma quella volta sarebbe stato utile saperla. C'è un detto sudafricano che è: when the going get tough, the tough get going. Quando il gioco si fa duro, i duri giocano. Sì. Però appunto i duri possono anche giocare in modo soft, non è necessario sempre fare il gioco duro. Se però il gioco si fa duro, bisogna giocare in modo duro. Assolutamente. Una cosa che hai detto che mi ha colpito è il fatto di dire appunto ai tuoi colleghi più giovani: non è necessario che tu dimostri nulla a nessuno, dimostralo a te stesso. Una cosa che tra l'altro non avevo mai sentito definita così e che però ho letto è che le donne dicono, si dice, soffrono della cosiddetta sindrome della tiara, cioè abbiamo bisogno, poi la spiegazione insomma suona familiare, abbiamo bisogno di essere incoronate continuamente da qualcuno che ci riconosca che siamo brave e che quindi abbiamo un certo valore, anche quando siamo super preparate, anzi a volte molte di noi si preparano allo sfinimento e nonostante questo non si sentono mai abbastanza pronte. Ci dai qualche consiglio pratico per chi tra le ascoltatrici si trova in questa situazione, cioè sente il continuo bisogno di ricevere un riconoscimento dai propri colleghi maschi? Dico maschi perché nel mio caso io sono stata circondata da colleghi maschi, tra l'altro spesso anche più grandi di me, e sono stata ossessionata da quest'idea di voler assolutamente essere riconosciuta come quella brava, quella di valore, quella tosta, cosa che tra l'altro non è mai successa quando la volevo, è successa poi in situazioni dove avevo lasciato andare la presa peraltro, ma questa è un'altra storia. Diciamo che il vero consiglio pratico che io mi sento di dare è: ciascuno e ciascuna si deve ricordare sempre che gli altri pensano di te quello che tu pensi di te stessa.
Quindi se tu sei conscia delle tue capacità, ti senti tranquilla e quindi hai autorevolezza nel tuo campo, questo filtrerà dal tuo modo di fare e verrà riconosciuto. Quindi veramente uno, se uno invece si sente insicuro, indeciso, titubante, gli altri penseranno che tu sei insicuro, indeciso, titubante, perché tu lo farai filtrare. Veramente, gli altri pensano di noi quello che noi pensiamo di noi stessi. Quindi, primo consiglio, training autogeno, essere assolutamente tranquille e sicure di se stesse, perché questo è un ingrediente fondamentale. Secondo te, quando è che sappiamo di aver veramente fatto il massimo per prepararci e per acquisire quell'autorevolezza? Quando è che sappiamo che davvero non possiamo dare di più, che siamo arrivati al nostro top in termini di capacità di dare del nostro meglio in quel momento? Quando, facendoci un po' un esame di coscienza, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Dopodiché aggiungo subito che vivere significa sempre porsi degli obiettivi più alti, quindi sei soddisfatto di quello che hai fatto, ma a quel punto vorresti fare di più, vorresti raggiungere un altro obiettivo più alto, più difficile. E quindi ancora una volta è qualcosa di molto interiore, non c'è nessuno che ci possa dire ok, va bene, a questo punto sei pronto per la prossima sfida. Ti devi convincere da sola che sei pronto per la prossima sfida. E poi non è detto, perché magari la sfida la fai e la perdi, ma che fa parte del gioco, per cui non dovrebbe scoraggiarci. Ma no, figurati, no? Cioè, quelli che studiano le start-up dicono che il fallimento delle start-up è la cosa più normale del mondo. Quando uno accetta una sfida, fallire fa parte del gioco. Poi se succede a te non sei mica contento, garantisco, ma effettivamente il fallimento fa parte del mettersi in gioco, perché non si può mica solo avere successo nella vita, ogni tanto si sbatte una facciata e quello lì ci ricorda che un pochino di umiltà è sempre una dote positiva. Senti Patrizia, c'è un aneddoto particolare della tua esperienza con gli astri che secondo te può essere considerata anche una vera e propria lezione di vita utile per chi ci sta ascoltando, a prescindere da quello che fa e da dove lavora? No, l'aneddoto che racconto sempre, che è divertente a suo modo, è che una volta ero stata invitata a fare un importante intervento a una conferenza sulle stelle di neutroni, che sono le cose che studio io. C'era un chairman, un presidente di sessione, che mi presenta, dice parlerà di bla bla bla, e poi in generale uno ti dice ti faccio segno 5 minuti prima che finisca il tuo tempo, in modo tale da permetterti di finire il discorso, eccetera. Questo qua mi mette davanti un orologio tipo un contaminuti da cucina e mi dice non c'è bisogno che ti spieghi come funziona, perché sicuramente tu sai come funziona un contaminuti da cucina. Ecco, l'avrei strangolato. Ovviamente, ma questo qui appunto fa parte di questo collega che diciamo presentava la
scienziata e quindi in qualche modo riconosceva il fatto che io ero una persona, diciamo, di riferimento nel campo, dopodiché non si è potuto esimere dal fare la battutina cretina. Ecco. Cos'è? E la lezione bisogna fare in questo caso? Esatto. Io gli ho detto, vabbè, la prossima volta ti spiego come funziona l'orologio da cucina. Peraltro io sinceramente non avrei saputo come utilizzarlo, perché non amo particolarmente stare ai fornelli, quindi mi sarei trovata in difficoltà. Però ti chiedo, quindi la lezione di vita che altre donne potrebbero portarsi a casa da questo aneddoto, come la riassumeresti in tre parole? Di non farsi scoraggiare da queste piccole punzecchiature. Ecco, come dico, era un ambiente nel quale chiaramente veniva riconosciuto il mio merito, ma non avendo, volendo fare una battutina, si è fatta una battutina collegata al fatto che io fossi una signora. A un uomo non l'avrebbero fatta questa cosa qui, però questo qui uno appunto deve lasciarsela scivolare, fare magari rispondere a tono, ma senza diciamo inalberarsi, no? Non bisogna assolutamente prendersela, perché se no uno passa tutto il suo tempo a fare queste sciocchezze piuttosto che occuparsi delle cose serie. Parlando di cose serie, qual è il tuo prossimo obiettivo più alto? Ah, obiettivi più alti dipende, ce ne sono di diverso livello. Adesso sto pensando a un nuovo libro, per esempio, dedicato alle nuove astronomie, alle nuove finestre che si aprono nello studio dell'universo, che sono quelle delle onde gravitazionali e dei neutrini. Questo è una cosa che penso di scrivere a breve, e poi invece dal punto di vista del mio, diciamo, della mia ricerca, del mio lavoro, spero di riuscire a vedere l'Italia occupare il posto che le compete in una grande collaborazione internazionale che si chiama Osservatorio CTA. CTA sta per Cherenkov Telescope Array, che è, diciamo, il prossimo grande osservatorio per studiare astrofisica delle alte energie. L'Italia ha una grandissima tradizione in questo campo, sta facendo grandi investimenti e quindi stiamo, diciamo, facendo tutta una serie di azioni scientifiche, tecnologiche e politiche perché il nostro ruolo venga riconosciuto. Questo è bellissimo, si parla sempre, io sono fuori dall'Italia da quando avevo 18 anni e raramente ne sento parlare bene e questo mi spezza il cuore, quindi sono felicissima di sapere che stiamo per una volta facendo dei grandi passi verso qualcosa di così importante. Senti Patrizia, una donna che pensi dovremmo intervistare dopo di te, che ammiri moltissimo, e per quale ragione? Una donna che ammiro moltissimo è la mia amica, professoressa Maria Pia Abbracchio, professoressa di farmacologia all'Università di Milano, che è prorettore dell'Università di Milano. Quindi ha accettato una sfida grandissima, perché oltre a essere una scienziata importante, ha deciso di dedicare diversi anni della sua vita per lavorare per l'università, che significa lavorare per gli altri.
da quando è diventata prorettore praticamente non riesco più a vederla, ogni tanto ci mandiamo dei messaggini, ma è una delle persone più autorevoli, più dolci e più simpatiche che io conosca. È anche elegantissima, è l'unica signora che conosco che non esce mai senza cappello. Bellissima. Quindi ecco, questo dimostra la capacità di multitasking, anche se insomma su questo si aprirebbe un altro universo di noi donne, che siamo in grado comunque, in inglese si dice to keep it all together, no? Non ci sfugge nulla, nemmeno il cappello in questo caso. Nemmeno il cappello. Io Patrizia ti ringrazio moltissimo, è stato veramente un'ispirazione parlare con te e spero ci saranno moltissime altre occasioni per farlo, magari anche per vederci fisicamente e non attraverso aggeggi tecnologici che amo ma hanno i loro limiti. C'è un'ultima cosa che vorresti dire prima di lasciarci? Facciamo uno slogan, ragazze, credete in voi stesse. Bellissimo, bellissimo. Grazie mille Patrizia, grazie ancora. Ciao, buon lavoro. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.